Dopo la conclusione dei tornei 6 e 7, Goku ha ripreso ad allenarsi così come Vegeta, che si è diretto sul pianeta di Bills per accrescere il proprio potere. Nel frattempo il futuro sta vivendo un grave periodo di difficoltà. Trunks del futuro si mostra dopo tanto tempo ed è in continua fuga da un nemico oscuro. Bulma sta lavorando alla macchina del tempo, infatti l'unica speranza per salvare il mondo sarà tornare di nuovo nel passato e trovare quindi la soluzione a questa grande nuova minaccia chiamata Black Goku, un nemico davvero temibile e praticamente identico al nostro eroe. Giungiamo finalmente alla saga di Black Goku, quindi ragazzi voglio tanti pollici in su, lasciate sto fottuto like, fatevi sentire al massimo e soprattutto scrivetemi nei commenti da dove proviene costui. Salve a tutti ragazzuoli, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Dragon Ball Super, la serie che esce solitamente ogni martedì e giovedì per ripercorrere insieme finalmente oggi la saga di Black Goku. Ragazzi ci siamo, ecco a voi Trunks del futuro, quelle che sto utilizzando sono ovviamente delle mod per PC e quindi inizieremo subito alla grandissima. Raga, dovete lasciare sto fottuto like, ormai lo chiamerò sempre così perché ecco vi diverte, non lo so. Quindi andiamo a scegliere Goku ed iniziamo questa saga dovendone parlare un po'. Quello che vediamo oggi è una sorta di breve allenamento tra Goku e Piccolo, anche se nell'anime vero e proprio questo allenamento possiamo dire che non c'è. Più che altro l'allenamento consiste, come dire, nel cercare di coltivare e raccogliere un terreno che è di proprietà di Goku, perché è tornato a lavorare. Quello che però sta succedendo, ragazzi, è qualcosa di piuttosto grave a mio parere. Infatti purtroppo vediamo delle scene direttamente dal futuro. Ragazzi, rivediamo Trunks dopo davvero tanto tempo, un po' cambiato, sembra addirittura ringiovanito, non lo so, forse è stata una mia impressione. E ragazzi, purtroppo si vede che Trunks è tipo un fuggitivo. Al momento sembra essere attaccato da un nemico oscuro, la cui identità, almeno inizialmente, non viene rivelata. Quindi si ha sempre il dubbio che possa essere, che ne so, di nuovo Cell, di nuovo gli androidi. E invece ragazzi è un nemico completamente diverso, di cui andremo a parlare davvero tra poco. Quindi ragazzi, l'unica speranza, almeno quella che sembra essere l'unica speranza per i nostri amici, è ritornare appunto nel passato. Quindi ragazzi, amici, in realtà parliamo di Trunks, Bulma e Mai, che sembra essere, non so, la nuova ragazza di Trunks. Io ragazzi non sono entrato troppo nello specifico perché ho visto solamente i primissimi episodi della nuova saga di Black Goku. Sicuramente per quando uscirà questo video li avrò visti tutti, però ora mi sto basando su unicamente pochissime cose, in modo tale da non spoilerarmi troppo e non fare anche confusione nei video. Vediamo appunto Bulma, ragazzi, che addirittura ci ha messo un anno intero per raccogliere energia e tornare indietro nel tempo, però come al solito questa energia che andrà messa appunto nella macchina del tempo sarà necessaria per un singolo viaggio, ovvero quello di andata. Quindi ragazzi, Trunks non riuscirà forse a tornare, anche se comunque a quanto pare sembra che Bulma dice a Trunks che un modo per tornare di nuovo nel futuro dovrebbe riuscire a trovarlo. Ragazzi, succedono un bel po' di cose piuttosto spiacevoli, infatti ci sono delle scene piuttosto scioccanti. Improvvisamente arriva questa figura oscura, afferra Bulma, quindi ragazzi arriva direttamente nei laboratori di Bulma, distrugge tutto, tutte le ricerche fatte da Bulma, prende al collo la madre di Trunks e purtroppo ragazzi la fa scomparire, quindi Bulma ragazzi viene addirittura uccisa. Questa è una scena che colpisce parecchio e ho notato che proprio anche i disegni di questa saga di Black Goku sembrano essere un bel po' migliorati, mi sa che hanno risposto un po' a tutte le critiche che sono state fatte in passato. Io sto allungando un po' lo scontro in modo tale da potervi parlare di più. Andiamoci a fare un super dragone per concluderlo. Boom! E si para? No vabbè raga, Piccolo che riesce a resistere è qualcosa di assurdo. Nel frattempo succedono anche altre cose interessanti. Prima però comunque andiamo a concludere questo scontro. Volevo fare il cannone dell'aura, che non serve a nulla, però raga concludiamo, dai, super Kamehameha. Quindi ci siamo fatti questo scontro unicamente per spiegare quello che è successo in questa saga e ragazzi ne vedremo davvero delle belle. Ad eccoci qui quindi con Trunks, davvero molto figa questa mod, mi piace parecchio perché riprende davvero appieno lo stile di Dragon Ball Super. E qui ragazzi abbiamo ovviamente Black Goku.
Notate quanto cavolo è figo, davvero maestoso e soprattutto cattivissimo. È ovviamente una mod per Goku Super Saiyan di quarto livello. Vi ricordo ragazzi, come sempre, no, ho sbagliato, ecco, dovevo prendere Trunks. Come al solito, che queste sono mod disponibili almeno unicamente per PC. Da quanto io sappia, è l'unica piattaforma effettivamente su cui si possono applicare le mod. Se volete acquistare il gioco nella versione PC, vi lascio in descrizione il link di Instant Gaming. Lì, raga, lo trovate davvero a pochissimo, quindi tutti potete usufruirne a pieno. Questa mod, raga, davvero fighissima, ora che l'abbiamo visto da vicino. Oh, Black Goku, raga, cattivissimo. Ritorniamo quindi un po' a parlare della situazione, della narrazione vera e propria degli episodi. Quindi, dopo l'allenamento di Goku, è piccolo, brevissimo, c'è l'allenamento di, ecco, Whis e Vegeta, poi vabbè giunge anche Goku e tutto il resto. Però ragazzi, ecco, vediamo una situazione di disperazione totale da parte di Trunks. Incontra Mai, quindi i due si disperano in compagnia, meglio che essere da soli nel disperarsi. E purtroppo si rendono conto effettivamente ragazzi che tutti stanno morendo, proprio le città sono distrutte al massimo, quindi quello che sta succedendo sta avendo un impatto davvero incredibile su tutto il pianeta. Attacchiamo con questo attacco bruciante, preso in pieno, ma vi ho fatto pochissimo dolore, lui mi sta uccidendo, quindi quasi come davvero nell'anime, raga, siamo disperati. Tra l'altro, una cosa figa è proprio il fatto che nell'anime c'è una frase che mi ha colpito davvero tantissimo da parte di Black Goku, ovvero che appunto lui cioè fa capire in qualche modo che non è un Saiyan, perché chiama tipo una roba del genere Trunks, tipo morirai Saiyan, adesso non ricordo la frase precisa, perché precisa non la sappiamo, perché è tradotta comunque dal giapponese, no? Quindi non possiamo sapere quale sarà la frase vera e propria che verrà tradotta in italiano. Però ecco, comunque molto curiosa questa frase, vuol dire quindi che, ragazzi, Black Goku non è un vero Saiyan. Chi sarà? Molti hanno già delle loro idee, delle supposizioni particolari. Vedremo se effettivamente sarà così. Magari scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate. Bisogna dire, ragazzi, che questo personaggio mi ha affascinato davvero tantissimo. Tra l'altro si sta parlando in una maniera assurda e stanno succedendo delle cose incredibili, perché ragazzi lo noto fin troppo potente. Allora andiamolo a colpire un po' con mosse che possono davvero fargli del male. Allora andiamo anche con l'attacco bruciante, preso in pieno per fortuna. Vorrei fare anche il frantumatore divino, dai attaccami. Boom! Allontanato alla grandissima. E poi ragazzi facciamo una carica alla massima potenza, per poi poter provare un ultimo attacco, che qui abbiamo raffica energia massima potenza. Raga, che è una mossa ridicola. Non so perché i modder abbiano deciso di lasciargli questa, davvero lo svalutano tantissimo così. Allora, devo stare parecchio attento, quindi ci andiamo a mettere una bella capsula di energia. Ne sto mettendo un botto perché, raga, mi sta devastando, è un personaggio davvero troppo potente. E andiamo a colpire così, lo dovremmo beccare in faccia. Guardate Trunks come incazzato nero, riesce qui a sconfiggerlo, ma ora ragazzi è arrivato finalmente il momento di impersonare Black Goku. Ed eccolo qui, in tutto il suo splendore cazzutissimo. Si può trasformare chiaramente in Super Saiyan Rose, però ragazzi noi non lo faremo ancora, perché lo vedremo chiaramente nei prossimi episodi. Quindi ritorniamo a West City Sobborghi. L'unica cosa che mi dispiace è non poter ricreare appieno anche il setting, proprio lo stage, quello lì tutto devastato, oscuro. Ragazzi sarebbe stato stupendo e guardatelo lì. Guardate quanto cavolo è figo, con questi vestiti particolari, ci siamo. Guardate anche un po' il chi, proprio l'aura, al miscelatore oscuro. Quindi ragazzi, guarda, non possiamo fermarlo un altro po'. È davvero inarrestabile, guardate com'è figo, raga, qualcosa di incredibile. È un personaggio in questo gioco overpower, cioè raga, è assurdo, troppo potente. L'aura è chiaramente oscura perché non poteva essere diversamente. E quindi ragazzi andiamo un po' a colpire. Abbiamo schianto del meteorite. Lui purtroppo si sta parando, ma ci ho fatto un bordello di mosse, un bordello di colpi, ma sono riuscito a fargli ben poco. La Kamehameha per 10, che è quella di Goku Super Saiyan di quarto livello, che non va mai a segno. L'ho fermato giusto in tempo. Andiamo a recuperare un po' di ki, che non so per quale motivo è sceso subito. Forse ho sprecato, non lo so, troppa energia facendo quegli attacchi di prima. Abbiamo poi, se notate, anche il... dov'è? Cannone raggio Galick, che secondo me non gli sta un granché. Dovevano metterci tipo la Kamehameha Majin, una roba del genere. Sì, c'è proprio la Kamehameha Majin, perché sì, come colore di mossa ci sta per Black Goku. Però, a livello proprio di personaggio, secondo me il modder doveva metterci qualche altra cosa. Lui sta provando ad attaccare, probabilmente non riuscirà a beccarmi nemmeno una volta, perché quella mossa lì, ragazzi, è praticamente inutile, la raffica.
Quindi ci andiamo a recuperare un po' di vita, mi sta allontanando in una maniera assurda e volevo provare a colpire mano a mano allontanandolo anche un po'. Volevo solo provare a colpire, raga, anche con delle combo per vedere quali sono. Se non sbaglio, le mosse di base sono appunto quelle di Goku Super Saiyan di quarto livello. Lo stiamo devastando. Ragazzi, Goku, anzi Black Goku, quando l'ho visto comparire così dalla nebbia, da quell'oscurità, è stata un'emozione incredibile. Poi, effettivamente, per quanto potrebbe sembrare una cosa banale, ti mette un po' di, come dire, no di ansia, un po' di dubbio in testa. Chi sarà sul serio questo personaggio malvagio? Bella domanda. Quindi, ancora con Kamehameha per 10. Le mosse che sono state messe, sì, sono fighe, però non è che fanno parecchio male, eh. Quindi, ragazzi, vediamo di concludere anche un po' lo scontro. Onda super esplosiva, quindi lo mandiamo via. Non gli facciamo nulla con sta mossa, vediamo, boom. No, non siamo riusciti nemmeno ad allontanarlo. Spostiamoci un attimino, Goku, parati. Boom, ci fa un po' male, ma nulla di particolare. Ci riusciamo a spostare oppure dovremmo prendere botte di continuo, Black? Vediamo un po', quindi ragazzi, sfera letale traumatizzante. Distruggiamolo e questa, amici miei, è la fine di Trunks. Quindi ora è messo davvero in difficoltà. Chiaramente, ragazzi, Trunks non muore. Vedremo successivamente cosa succederà. Questo personaggio mi affascina davvero tantissimo. Lo trovo epico nel vero senso della parola. Quindi vedremo effettivamente chi si nasconderà dietro la sua identità. E soprattutto nei prossimi episodi vedremo anche la sua trasformazione in Super Saiyan Rose. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, droppate sto fottuto like perché vi sto guardando, eh. Seguitemi su Facebook e Instagram, link in descrizione. E a breve arriveranno nuovi episodi. Quindi alla prossima, ciao.